ritrovati, 20:30, ricominciamo con il telegiornale, nuova edizione in apertura. C'è la politica, questa volta un'ora e mezza di colloquio oggi al Quirinale tra il presidente Mattarella e il premier Conte, che al termine dell'incontro ha parlato con i giornalisti. Augusto Cantelmi. Questo pomeriggio ho poi sentito i miei due vicepresidenti, Salvini e Di Maio, e all'esito di uno scambio molto sereno, molto aperto, abbiamo convenuto che è complicato tenere un Consiglio dei Ministri domani o dopodomani, per cui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima. Così il premier Conte al termine di un'altra giornata ad alta tensione tra le due forze di governo, con il nuovo affondo del sottosegretario Giorgetti, per il quale così non si può andare avanti. Conte che ha incontrato il Presidente della Repubblica, ma secondo fonte del Quirinale non è arrivato alcun nuovo testo sul decreto sicurezza. Soltanto un giro d'orizzonte sulle questioni, da ultimo i contenuti dei decreti legge, sicurezza e famiglia. Quindi ancora non viene presentato il nuovo testo sulla sicurezza, in cui sparisce la multa per la presenza di migranti a bordo delle navi di soccorso, multa che resta invece in caso di violazione del divieto d'ingresso in acque territoriali italiane. Conte, che invece si dice ferocemente determinato ad andare avanti, e manifesta anche la sua soddisfazione per la liberazione di Alessandro Sandrini, rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia. Apertura delle commemorazioni del 27° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio oggi. Le idee di Falcone continuano a camminare, le parole del presidente Mattarella. Sentiamo il servizio di Luigi Ferraiuolo. È partita con il saluto del presidente Mattarella alla nave della legalità 2019. Sono cominciate così le celebrazioni del 27° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio nell'ambito della manifestazione Palermo chiama Italia. La nave, con a bordo circa 1500 studenti, arriverà a Palermo domattina, 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, quando si svolgeranno le principali iniziative in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte. Imbarcandovi in questa nave della legalità, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio. Il messaggio che la mafia sarà sconfitta, che sarà debellata definitivamente. Gli studenti compiranno il viaggio alla Civitavecchia insieme al ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao. Nei momenti di confronto sulla nave i ragazzi avranno anche modo di ascoltare le testimonianze di Pietro Grasso e Nando Dalla Chiesa. Il paese non riparte con lo slancio necessario, le parole del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia oggi durante l'assemblea annuale. Occasione per chiedere l'apertura di un dialogo fra governo e opposizione e lo stop a promesse irrealizzabili. Parole pronunciate nel giorno in cui l'Istat taglia le stime di crescita del nostro paese e mette in guardia dai rischi al ribasso per l'economia. Giriamo pagina, la cronaca, la polizia lo ha trovato con i piedi legati e con segni di violenza su tutto il corpo. Il padre del bambino trovato morto in casa nella periferia di Milano è stato arrestato e ha confessato di averlo picchiato fino alla morte. Luciano Piscaglia. È stato fermato il padre del bimbo di 2 anni, trovato morto questa mattina in un appartamento occupato alla periferia di Milano. Sul corpo del piccolo, evidenti i segni di violenza. A chiamare i soccorsi è stato proprio il padre, Alic Rustic, un 25enne di origine croata, che è poi fuggito, lasciando sola, accanto al bimbo morto, la moglie Silvia, 23 anni, anche lei croata, madre di 5 figli e in attesa del 6°. L'uomo, un violento consumatore di droghe e con precedenti penali, è il principale sospettato per la morte del figlioletto. Le case Aller di via Ricciarelli, teatro della tragedia, sono da anni al centro di un racket di occupazioni abusive. Le periferie sono colme di abbandono, di disagio, di marginalità, di chiusura, insieme anche a tante possibilità di riscatto. Si risponde dicendo che bisogna avere la capacità di dare il senso, il tempo, la pazienza. Non si risponde con gli slogan, è dura la contraddizione che c'è. L'humus della violenza produce periferie drammatiche, periferie di disumanità, però abbiamo bisogno di non abbandonarle.
All'estero, paradossalmente, saranno i britannici domani i primi europei ad andare al voto. E proprio la Brexit, diventata la spina nel fianco di Theresa May, che oggi sembra avere le ore contate come capo del governo inglese. Marco Burini. Theresa May è sempre più sola, a un passo dalle dimissioni. Brexit è la sua nemesi. Ieri ha presentato l'ennesimo piano da sottoporre al Parlamento britannico, che già tre volte ha bocciato la sua intesa con l'Europa, facendo così slittare l'uscita dall'Unione a fine ottobre. La May ha provato a uscire dall'angolo presentando una proposta che accoglie in parte le richieste dell'ala più radicale dei conservatori, il suo partito, e in parte le osservazioni dei laburisti. Più rigidità sulla questione doganale, quindi, ma anche l'opzione di un altro referendum popolare. Ma si è subito capito che tira una brutta aria per la Premier. Secondo la stampa britannica, almeno quattro dei suoi ministri, compreso quello degli esteri e quello dell'interno, gli si sono rivoltati contro e ormai molti, anche nel suo partito, chiedono le sue dimissioni. Che forse non arriveranno subito, anche se lei stessa aveva detto che si faceva da parte se fosse servito a far approvare l'accordo. Ma la resa dei conti è imminente. Domani i cittadini britannici dovranno votare alle europee. Saranno arrabbiati. Gli anti-europeisti perché la Brexit non è scattata, gli europeisti perché non si sono mai rassegnati. In questo scenario grottesco, secondo i sondaggi, il Brexit Party di Nigel Farage farà il pieno di voti, mentre i conservatori usciranno con le ossa rotte. Indovinate chi pagherà per primo. Scontri in Indonesia al termine delle elezioni presidenziali, 6 morti, 200 feriti e 60 persone arrestate. Il candidato sconfitto denuncia brogli e annuncia ricorso. Ce ne parla Antonio Soviero. Giacarta, capitale dell'Indonesia. Gruppi islamisti sparano fuochi d'artificio verso i poliziotti che rispondono con gas lacrimogeni. Sono scene di guerriglia urbana esplose dopo l'ufficializzazione della rielezione del presidente uscente Joko Widodo, considerato un moderato. Il bilancio conta almeno 6 morti e 200 feriti, ma gli scontri proseguono anche mentre andiamo in onda. La situazione è precipitata nella tarda serata di ieri, quando i sostenitori del candidato sconfitto, Prabowo Subianto, un ex generale nazionalista, hanno lanciato bombe Molotov contro un dormitorio della polizia, che è andato a fuoco, così come alcune automobili parcheggiate all'esterno dell'edificio. La polizia ha provato a disperdere la folla inferocita con i lacrimogeni, ma nega di aver sparato proiettili. Prabowo aveva denunciato brogli fin dalla pubblicazione dei risultati parziali. Stessa cosa aveva fatto 5 anni fa. In entrambe le elezioni, osservatori internazionali hanno però definito il voto regolare. Torniamo in Italia. In Vaticano si concluderà domani con la conferenza stampa finale del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti, la 72esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, iniziata lunedì. Tema principale in discussione in questi giorni, le modalità e gli strumenti per una nuova presenza missionaria della Chiesa italiana. All'ordine del giorno anche l'approvazione delle linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. Udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro. Il Papa ha concluso il ciclo delle catechesi sul Padre Nostro. Senza lo Spirito Santo, ha detto, non potremmo pregare. Vediamo. Non dimentichiamo questo. Il protagonista di ogni preghiera cristiana è lo Spirito Santo. Noi non potremmo mai pregare senza la forza dello Spirito Santo. È Lui che prega in noi e ci muove a pregare bene. Possiamo chiedere allo Spirito che ci insegni a pregare, perché Lui è il protagonista, quello che fa la vera preghiera in noi. Lui soffia nel cuore di ognuno di noi, che siamo discepoli di Gesù. Lo Spirito ci rende capaci di pregare come figli di Dio, quali realmente siamo per il battesimo. E oggi Papa Francesco ha ricordato anche Suor Ines, la missionaria uccisa in Centrafrica nei giorni scorsi. Non si tratta purtroppo dell'unica religiosa nel mirino dei criminali. La riflessione di Luis Badilla. In questi primi 5 mesi del 2019 sono stati uccisi 10 sacerdoti.
in Africa e in America. Recentemente una religiosa in Repubblica Centroafricana, religiosa della quale ha parlato il Papa stamane, era molto commosso perché ha raccontato la sua storia in poche parole ma con molto affetto. Perché questa realtà? Perché continuano a morire in giro per il mondo agenti dell'Evangelio, della pastorale, che vive accanto alla gente più povera e più umile? Proprio per quello, perché lì dove non vanno gli altri, dove non va lo Stato, non va la polizia, non vanno le istituzioni, vanno i missionari, in particolare i missionari cattolici, e pagano un alto prezzo per vivere accanto alla gente in periferia. Già l'anno scorso, per esempio, in 12 mesi sono stati uccisi 36 sacerdoti. Speriamo che i dati statistici di adesso non siano l'anticipo di un anno terribile ancora. Parliamo di sport adesso con una storia che arriva dall'Alto Adige. Per l'Excelsior Bolzano, squadra di calcio di terza categoria, l'importante non è certamente vincere. Vediamo perché con Federico Plotti. Solamente 3 vittorie in 18 campionati giocati. All'Excelsior Bolzano, squadra di calcio che milita in terza categoria, vincere non è certo la priorità. L'importante è soprattutto partecipare, questa volta è proprio il caso di dirlo, ma rispettando una regola che la contraddistingue da sempre. Non giocano solo i più bravi, ma giocano tutti in egual misura. Dai portieri agli attaccanti, ognuno conta per quello che è e non per quello che sa fare. Non si vince mai in campo col risultato. Le vittorie, le nostre sono altre vittorie. Cioè vedere un compagno che riesce per la prima volta a fare un passaggio dopo ne ha sbagliati 50, per noi è già una vittoria. Un progetto di integrazione sociale e di educazione attraverso lo sport, con l'obiettivo, importante anche questo, di imparare a vivere secondo la filosofia del fair play dentro e fuori dal campo. Le coppe e i trofei le lasciano agli altri. Le soddisfazioni nostre sono quelle anche di vedere ragazzi con qualche problematica alle spalle, magari fisica o mentale, o comunque anche ragazzi rifugiati che sono venuti da poco in Alto Adige, divertirsi con noi, far parte di un gruppo e vivere un po' di normalità dentro una squadra di calcio. È soprannominata la squadra più perdente di sempre. In quasi 20 anni ha collezionato 350 sconfitte, 5 pareggi e appena 3 vittorie, 230 i gol fatti e oltre 2700 quelli subiti. Sembrerebbe una storia sportiva tutta al contrario, invece dietro questi numeri impietosi si nasconde la vera ragion d'essere dell'Excelsior Bolzano: giocare a calcio per il piacere di farlo, coinvolgendo più persone possibile. Oggi a Cannes la presentazione della versione restaurata del film Pasqualino Sette Bellezze, interpretato da Giancarlo Giannini. L'ha incontrato Fabio Falzone, vediamo. Quella partita di provoloni, spedita da Raffè. Palermo, Milano e Genova. Uno di quei film che restano, presentato qui a Cannes nel 1975, candidato ai Golden Globe, 4 nomination agli Oscar, tra cui quella come migliore regista per Lina Wertmüller, prima donna ad essere nominata nella storia dell'Academy. Quando una storia funziona, ha delle cose da dire e soprattutto è artisticamente riuscita, questo rimane per sempre. Beh sì, fortunatamente, ma sai, non è solo questo il film di noi italiani che... Abbiamo fatto dei film straordinari, abbiamo avuto dei registi incredibili, la mia fortuna di averli incontrati. È più che altro un omaggio a Lina Wertmüller, insomma, che era per me un genio del cinema, è una che scrive, che monta, che sa, conosce musica, conosce tutto, sa dirigere. Un film tutto napoletano sull'arte di arrangiarsi, un concetto che nel nostro paese nel tempo ha assunto significati e sapori diversi. Un film crudelmente divertente, ma anche drammatico, che resiste al tempo e che oggi, grazie a questo restauro, rimane intramontabile. Tu sai chi era Pasqualino? Pasqualino era un signore che a Cinecittà, quando c'era un Teatro 5, un Fellini, eccetera, viaggiava, portava d'estate una tanica, quelle bianche, d'acqua, con un bicchierino, davi 5 lire e lui ti dava da bere. Quello era Pasqualino Sette Bellezze. Il telegiornale finisce qui, ma rimanete con noi perché continua l'informazione con TG e Donatello Vaccarelli. Grazie per averci seguito.